Colleghi, invito veramente a mantenere le distanze così come previsto dalle delibere dei questori. Prego. Avevamo richiamato nell'intervento precedente l'attenzione del governo in una giornata importante come questa. Dovevamo dare le linee guida al governo su quella che doveva essere ed è una problematica che riguarda tutti noi. Eravamo disponibili, avevamo chiesto la presenza del governo che era in missione, cioè non si presentava in aula, di corsa, in un'oretta, pure se, come diceva il collega Crippa, non servivano a mantenere il numero legale, abbiamo visto Di Maio, Gualtieri e tanti altri precipitarsi dai banchi a fare presenza per la foto di gruppo e non per trattare con noi temi che riguardano le emergenze degli italiani. Di questo parliamo. Però io, Presidente, credo che ci sia un problema di merito e di sostanza. Oggi questa Camera è stata chiamata ad autorizzare un DPCM e il suo contenuto. Questa Camera non ha dato un parere al Governo sull'argomento. Io credo che questa Camera su questo argomento dovrebbe, andando incontro a quello che è il dispositivo di norma, riunirsi immediatamente per riuscire a dare un dispositivo per non lasciare nell'indeterminatezza le regioni italiane che in queste ore non hanno avuto una guida certa da parte del Governo, per non lasciare senza guida gli italiani che non sanno che cosa dovranno fare nelle prossime ore, perché un pezzo importante della norma che riguarda i DPCM sarebbe violato se dovessero ritenersi efficaci senza che questo Parlamento, chiamato per questa ragione, quindi ad insito nella convocazione di questa Assemblea, l'imprescindibile riunione che abbiamo svolto, oggi manca al Governo, per colpa della maggioranza, un indirizzo chiaro. Il Governo su questo deve o riconvocare il Parlamento e chiedere un parere o sospendere quelle che sono attività che sono state annunciate dai giornali ma che non hanno visto il Parlamento italiano dare alcun consenso. Quindi nel merito lo dico al Ministro D'Incà, che è stato presente e lo ringrazio durante tutta la giornata, a differenza dei suoi colleghi che sono stati 8 minuti in quest'Aula per tentare di accreditarsi come non assenteisti rispetto a un dibattito così grave. Beh, collega D'Incà, io credo che lei sappia bene che senza l'autorizzazione del Parlamento non potete procedere nel senso che avete annunciato ai giornali. Prendete atto di questa indicazione che il Parlamento non vi ha dato e chiedete scusa al popolo italiano per continuare ad abusare anche della loro pazienza.